Ma a detta vostra, si poteva fare mercato? Ma allora, io ti posso dire quello che avrei fatto io, nel senso, anche se Pioli è stato chiaro nelle sue ultime conferenze stampa, e quindi centrocampista lui al momento non lo vuole. Hanno preso Terracciano che è venuto per fare il terzino, almeno lui lo sta istruendo per fare il terzino. Come centrale, speravamo tutti che potesse arrivare qualcuno. Ma non per male, perché se gli viene adesso un raffreddore a Kjær o a Gabbia, sì, giocherà Simic, però con la fortuna che abbiamo noi in questi ultimi periodi, veramente si rischia di nuovo di ritrovarci con un Teo centrale. Allora, dipende da cosa si poteva fare, nel senso quale squadra era disposta a privarsi di un suo giocatore. Perché comprare per comprare, hai visto cosa hai fatto con Terracciano, che con tutto il rispetto, ma non è quello che ti fa svoltare la difesa o il centrocampo o l'attacco, dato che a quanto pare un jolly, magari lo metteremo in porta al posto di Maignan il prossimo anno quando Mike andrà via. Si può sempre fare qualcosa, però secondo me, lì qua alla fine del campionato, che finisce tra pochissimi giorni. Però bisognava, se si voleva dare un segnale, bisognava, non dico presentarsi al primo giorno con gli acquisti necessari, però quasi. Anche perché comunque Pioli ha lanciato diversi messaggi in conferenza stampa, ha fatto cenno al difensore, al centrocampista, ma al momento non si vede niente. Non so come interpretarlo questo segnale. Se c'è qualcosa che bolle in pentola a livello di panchina, oppure l'impossibilità di raggiungere giocatori di un determinato livello, e piuttosto che prendere, è meglio prendere tanto per prendere, è meglio evitare, e su questo sono d'accordissimo. Oppure l'accettazione del fatto che va bene il terzo posto, eccetera, oppure la peggiore ipotesi, che non c'è una grossa disponibilità per il mercato di gennaio.